在呢？你中间就转过来了。你那边说话，你别自己那边说。我看他眼睛，眼睛可能眨了眼睛。好好，看我这儿。脚转回来，转这么点，转再转，再转。啊，别转回去了。好的。站错地方了，站错了不好啊。错错。那也站。啊，那个地方还行。好着了。哎。原来这是往哪一家的？好。好，下面旁边一个。帅点，眼睛看我这儿，看这儿，哎，笑一下了啊，哎，笑笑了。Piazza Tiananmen a Pechino in un giorno di maggio. Abbiamo cominciato il nostro breve viaggio nella Cina d'oggi puntando qui le nostre macchine da presa. La canzone che avete appena ascoltato dice: amo la piazza Tiananmen. La cantano i bambini in tutte le scuole della Cina. Per i cinesi questo grande spazio silenzioso è il centro del mondo. La porta della pace celeste è il cuore di Pechino. E Pechino è il centro politico e rivoluzionario della Cina. E la Cina è il Chung Kuo, il paese di centro, il nocciolo antico della civiltà del mondo. È la piazza delle parate, dei discorsi, dei cortei. La Repubblica Popolare è stata proclamata qui. E qui sono passate le ondate delle guardie rosse in marcia per la rivoluzione culturale. Ma noi abbiamo preferito venirci in un giorno qualunque, quando i cinesi vengono qui a fare la coda per farsi fotografare. Sono loro, i cinesi, i protagonisti di questi nostri appunti filmati. Non pretendiamo di spiegare la Cina. Vogliamo solo cominciare a osservare questo grande repertorio di volti, di gesti, di abitudini. Arrivando dall'Europa, immaginavamo di scalare montagne, attraversare deserti, ma la Cina è ancora in gran parte inaccessibile e proibita. Anche se i cinesi hanno aperto qualche porta, anche se giocano un ping pong politico, i nostri accompagnatori con sorridente fermezza ci hanno fatto percorrere solo itinerari limitati. I ritratti dei padri del marxismo sorvegliano la piazza. Marx e Engels. Tiananmen è un grande spazio di 400.000 metri quadrati, il punto d'incontro dei viali alberati e dei venti che percorrono Pechino. Sebbene abbia una solennità imperiale, questa piazza non esisteva al tempo delle grandi dinastie. È nata dopo, sotto la spinta di una necessità politica, dal bisogno di riunirsi e di dimostrare in massa. Ci sono anche Lenin e Stalin, naturalmente. Cominciamo a muoverci lungo un viale che parte dalla piazza. L'autista si ferma all'improvviso e ci dice che non possiamo girare in questa strada. Chiediamo la ragione a gesti perché l'interprete non è con noi in questo momento. Poi, come vedete, giriamo lo stesso. Più tardi abbiamo capito il motivo di quel divieto. Questo è l'ingresso ad un parco e nel parco c'è la casa del capo della Cina, Mao Zedong. Thank you.
La città ha abitudini austere, si sveglia presto. Pechino e la Cina lavorano sodo. La rivoluzione culturale aveva sconvolto i sistemi di produzione, aveva dato la precedenza alla fedeltà politica più che alla competenza. Ora l'efficienza appare di nuovo come una meta da raggiungere, pur senza rendere disumano il lavoro. Gli abitanti di Pechino sembrano poveri, ma non miserabili, senza lusso e senza fame. Quello che ci colpisce è la qualità della loro vita, così lontana dalla nostra. Apparentemente non c'è ansia né fretta. All'alba, nell'ombra delle vecchie mura tartare, non c'è solo chi va a lavorare. È una ginnastica, ma anche una danza e una cerimonia. Disciplina le membra, ma irrobustisce anche lo spirito. Si muovono ritmicamente, come seguendo una musica che nessun altro può sentire. È una tradizione così antica che i nuovi dirigenti volevano abolirla, come residuo dei tempi passati, come una superstizione. Anche la giornata scolastica si apre quasi sempre con la corsa e l'esercizio all'aperto.
non fa un giro. No. Un giorno ci portano alla clinica ostetrica di Pechino, un ospedale quieto e pulito gestito da dottoresse giovanissime. La paziente è un'operaia della fabbrica di valvole elettroniche, ha 35 anni e sta per mettere al mondo il suo primo figlio. Ha bisogno di un taglio cesareo e l'anestesia sarà fatta attraverso l'agopuntura. È una pratica povera, semplice, non richiede strumenti costosi o complicati. Avvicina il paziente al medico in un rapporto umano più diretto. Può essere imparata e applicata da chiunque, anche nelle campagne più sperdute. E anche da quei medici scalzi, cioè senza diploma, che sono l'ossatura sanitaria della Cina agricola. Oggi, mentre la scienza occidentale rimane dubbiosa, tre quarti delle operazioni praticate in Cina hanno come premessa l'anestesia del paziente attraverso questi sottilissimi aghi che giungono fino ai nervi togliendo la sensibilità al dolore. Anche le tecniche mediche in Cina sembrano voler dimostrare che si possono vincere grandi ostacoli con mezzi semplici e usando gli antichi insegnamenti. C'era il babbo di tutto.